Madre filma di nascosto il figlio, ciò che fa alla sorellina durante la notte è orribile. La storia si svolge nella piccola cittadina siberiana di Vladivostok nell'inverno del 2010. Quella sera Natasha mise a letto il figlio maggiore, Alexei, di 8 anni, nella sua stanza e poi andò a mettere a letto la figlia minore, Nikita, di 6 anni, nella sua stanza. Cantò una ninna nanna ad entrambi e quando vide che si erano addormentati spense le luci delle stanze e uscì. Prima di andare a letto, Natasha fece un bagno caldo, ma poco prima di finirlo sentì il cuore cedere per lo spavento quando udì la figlioletta urlare. Uscì di corsa dal bagno e andò in camera della bambina. Ma il suo sconcerto fu grande, perché quando arrivò trovò suo figlio Alexei che accarezzava i capelli di sua sorella, la quale stava piangendo e Alexei sembrava cercare di calmarla. Il volto di Natasha si oscurò per la paura nel sentire la figlia piangere, ma si illuminò subito dopo con un'espressione di tenerezza e di sollievo nel vedere Alexei che, con la maturità che caratterizza i fratelli maggiori, abbracciava Nikita e le sussurrava parole affettuose. «Cosa c'è che non va, figlia mia?» chiese poi Natasha. «Cosa ti è successo? Perché stai piangendo? Sono spaventata nel vederti così, dimmi!» rispose però Alexei al posto di Nikita. «Mamma, Nikita ha avuto un incubo, l'ho sentita piangere dalla mia stanza e sono corso da lei per assicurarmi che stesse bene». Natasha si avvicinò per abbracciare la bambina che ancora singhiozzava, mentre Alexei la guardava con un'espressione tenera sul viso. «Hai visto? È arrivata mamma ora, quindi tranquilla. Grazie Alexei per essere venuto a confortare la tua sorellina, sei proprio un bravo fratello, sono così orgoglioso di te. Ma non stare alzato fino a tardi, anche tu hai bisogno di riposare». «Mi prenderò cura di Nikita». Senza parole, la bambina si aggrappò alla madre come se sentisse ancora che qualcosa di brutto era in agguato. Il fratello maggiore la guardò con tenerezza e fu grato che la madre fosse lì per calmarla. «Mamma, ci vediamo domani allora. Nikita, ci vediamo domani?» Alexei salutò entrambe, guardò sua madre e sua sorella con un sorriso caloroso sul viso e se ne andò a letto stanco. Intanto sua madre stava ancora guardando Nikita per sicurezza. Natasha accarezzò i capelli della figlia e le sussurrò parole d'amore e di conforto. «Cos'è successo, amore mio? Ora va tutto bene, la mamma è qui con te». Nikita la guardò con occhi pieni di gratitudine, annuendo con la testa mentre la madre le rimetteva a posto il cuscino, e dopodiché la baciò sulla fronte. Ma rimase al suo fianco fino a quando la bambina non si addormentò di nuovo, ma questa volta con il sorriso sulle labbra. Poi passò nella stanza di Alexei e controllò che anche lui stesse dormendo. Sospirò e pensò: «Ah, che dolce ragazza!» Poi andò a dormire anche lei. Il giorno dopo Natasha venne svegliata dalla vocina innocente di sua figlia. «Ciao mamma, è giorno!» Natasha aprì gli occhi con difficoltà, combattendo la stanchezza e la sonnolenza che l'avevano perseguitata per tutta la notte. Ma ciò che vide quando alzò la testa le riempì il cuore di gioia e di sollievo. La sua piccola figlia era lì davanti a lei con un sorriso radioso sul viso e le braccia aperte in attesa di un caldo abbraccio da parte sua. «Sei già sveglia!» hai battuto la mamma. «Mi piace vederti così felice, mi piace sentire le tue risate, ma devo andare a lavoro adesso. E poi tuo fratello è già sveglio». «No mamma, sta ancora dormendo, vuoi che lo svegli?» Natasha sapeva che a lei piaceva stuzzicare suo fratello e dargli fastidio in special modo la mattina. Così disse di sì. Sarebbe stato divertente, pensò. Dopodiché andò a svegliarlo e il fratellino fece una faccia molto arrabbiata. «Smettila, Nikita, ora mi sveglio», disse con tono agitato. Dopodiché Natasha fece un po' di domande alla piccola Nikita sulla questione della notte precedente. «Non aver paura. Dimmi come ti senti. Ti prometto che insieme troveremo una soluzione a quello che ti è successo e risolveremo questo problema, ovviamente». «Mamma, è solo che ho la sensazione di essere toccata in modo inappropriato nel sonno. Ma quando mi sveglio non vedo nessuno. Quando mio fratello mi sente e viene a confortarmi e mi canta una canzone per calmarmi, lui è sempre presente quando ho questi incubi». La madre cercò di allontanarle ogni pensiero inquietante e si concentrò sul calmarla, ma il pensiero che qualcosa di inquietante stesse accadendo in casa sua cominciò a farle battere il cuore più velocemente e ad accelerare il respiro. Natasha sapeva però di dover mantenere la calma e trovare le risposte per risolvere l'enigma, ma in fondo alla sua mente continuò a chiedersi se non ci fosse qualcos'altro, qualcosa non ancora scoperto. Intanto il fratello si era svegliato e decise di parlare anche con lui. «Ciao Alexei! Vieni dalla mamma, ho bisogno di parlarti». «Ciao mamma, hai intenzione di rimproverarmi?» chiese seriamente. «No tesoro, sei un ragazzo meraviglioso ultimamente, però vorrei parlarti di Nikita. La tua sorellina piange molto di notte e questo mi preoccupa. Sono molto preoccupata perché non so cosa le stia succedendo. Sono anche preoccupata perché ti stai svegliando anche tu. Hai bisogno di riposo o no? Voglio chiederti una cosa quindi. Hai visto qualcosa di insolito nella sua stanza? Dice che tu sei sempre presente quando ha gli incubi». Alexei, un po' preoccupato e agitato, disse di no. «No mamma, non lo so. Uffa, ma vorrei aiutare di più Nikita. Non so come fare».
Ehi, ehi, va tutto bene, amore mio. Sei un bravo fratellino. Ora ti chiederò un grande favore. D'ora in poi, quando sentirai la tua sorellina urlare, invece di andare da lei, tu stesso vieni a chiamarmi, ok? Sì, mamma, è quello che farò, rispose Alexei in tono rispettoso. Ricordati, sei il piccolo protettore. Sono così orgogliosa di come ti prendi cura di noi, della tua sorellina e di me. La sicurezza della famiglia era la cosa più importante per Natasha, per questo aveva deciso di prendere misure drastiche per proteggere i suoi cari di notte. Si assicurava quindi di controllare ogni porta e finestra della sua casa, ogni singola notte. Si assicurava che tutto fosse chiuso a chiave e che non ci fosse nessuna fessura da cui un intruso potesse entrare. Nonostante gli sforzi di Natasha, sua figlia continuava a piangere di notte e non riusciva a capire perché. Non sapeva più cosa fare. Così chiese consiglio a sua madre per cercare di risolvere l'enigma che la teneva in sospeso. «Figlia, ci deve essere una ragione oscura e misteriosa dietro i pianti notturni di mia nipote. Perché non dormi con lei?» suggerì. «L'ho già fatto, ma il suo letto è troppo piccolo e non c'è spazio per entrambe e sono esausta ultimamente, non dormo abbastanza». «Beh, allora perché non assumi qualcuno che si occupi dei piccoli mentre dormono? Immagina di dormire sapendo che i tuoi figli sono accuditi da qualcuno di cui ti fidi, in modo da poter riposare tranquillamente, sapendo che Nikita e Alexei sono in buone mani». «Oh mamma, il mio budget non è sufficiente per assumere una tata che possa occuparsi di loro durante il giorno, figuriamoci di notte». «Sai, devo sempre lasciare i miei figli da soli mentre lavoro. Per favore, aiutami a pensare ad un'altra soluzione. Non sarò in grado di riposare bene la notte finché non risolvo questo problema». Allora la cosa migliore che puoi fare è mettere una telecamera nascosta nella stanza di tua figlia e in altri luoghi della casa». Finalmente Natasha aveva un'idea. «Mamma, mi hai dato una grande idea». «Sì, è quello che farò. È sicuramente il modo migliore per scoprire cosa sta succedendo». I suoi figli ovviamente non dovevano sapere delle telecamere nascoste. Infine, una sera, rivedendo i filmati di sicurezza, si accorse che in casa sua stava accadendo qualcosa di strano e sinistro, che non avrebbe mai immaginato Natasha. Osservò alcune scene sconcertanti nei video della casa. Si vedeva chiaramente Alexei che fumava e beveva alcolici dalle bottiglie del marito defunto, e rubava oggetti di valore. La povera donna non riusciva a credere ai suoi occhi. Ripresa dallo shock, decise di affrontare il ragazzo. «Ma cosa sta facendo Alexei? Cos'altro potrebbe nascondere mio figlio? Quali altri segreti potrebbe custodire?» si chiese, e infine decise di affrontare il bambino. Ma nel profondo si sentiva dispiaciuta. Andò nella sua stanza e si sedette accanto a lui, prendendogli la mano con tenerezza, e gli disse che sapeva cosa stava succedendo. «Ehi piccolo, capisco che i tuoi genitori non siano state le persone migliori del mondo, ma questo non significa che tu debba seguire le loro orme. Sei una persona meravigliosa, ricordatelo, e ti voglio bene per quello che sei. Non voglio che ti comporti più così, Alexei». Lui abbassò lo sguardo mentre parlava la madre. Sembrava vergognarsi e sembrava anche dispiaciuto per il suo comportamento. «Va bene mamma, ti prometto che non mi comporterò mai più male, ti chiedo di perdonarmi». Le lacrime caddero sulle sue guance. «So che puoi cambiare e che noi tre possiamo essere una famiglia felice, piena di amore e di rispetto. Voglio essere al tuo fianco e sostenerti in tutto ciò di cui hai bisogno. Ma devi promettermi che smetterai di avere questo comportamento distruttivo». «Grazie per essere stata così buona, mamma. Ti prometto che non farò più cose cattive. Ti voglio bene». Natasha è una madre single, suo marito ha perso la vita da poco tempo e le cose sono diventate molto difficili. Hanno sempre voluto avere due bambini, un maschio e una femmina, ma suo marito ha lasciato questo mondo prima che potessero avere un maschio. Così Natasha ha deciso di adottarne uno a poche settimane dalla morte, in un orfanotrofio della città. Aveva visto diversi piccoli, ma uno in particolare aveva attirato la sua attenzione perché era molto intelligente e la affascinava con i suoi occhi teneri. Era proprio Alexei e aveva circa 8 anni. Ora erano una famiglia di 3 persone e lei era di nuovo felice. Ma la situazione creata negli ultimi giorni era una cosa difficile da accettare, tanto che Natasha era stordita e incapace di elaborare ciò che aveva scoperto. Sapeva di dover parlare con qualcuno. Ma le cose divennero strane fin dall'arrivo in realtà del piccolo in casa. Ad alcune settimane appunto dal suo arrivo cominciarono ad accadere cose strane, cominciò a notare che mancavano delle cose in casa, mancavano dei soldi e così via. A volte sentiva persino l'odore di sigarette in casa e le bottiglie di liquore sembravano diventare sempre più vuote. «Non posso crederci, figlia, come hai potuto non accorgertene prima?» chiese la madre di Natasha arrivata lì il giorno dopo. «Ecco, io non davo importanza a questi eventi, mamma, perché pensavo che facesse parte della mia immaginazione o che fosse solo stress del lavoro. Devi riportarlo subito all'orfanotrofio, immagina quali altre cose potrebbe fare. Potrebbe essere capace di fare di tutto.
Ti rendi conto che potrebbe davvero far del male anche a tua figlia? Natasha non ci stava a sentire certe cose. Come puoi dirmi una cosa simile? Non hai un cuore. Alexei è solo un ragazzino disorientato che ha bisogno di molto amore e comprensione. Ma la madre di Natasha ancora non ci stava ad averlo in casa. Non mi dirai che ha intenzione quindi di tenerlo e di farlo continuare a vivere qui, insieme a Nikita. È una pessima influenza per lei. Ho già parlato con lui e mi ha promesso che smetterà di fare queste cose. Inoltre non posso buttarlo via come un oggetto, l'ho adottato. Quindi ora devo dargli tutto il mio amore e aiutarlo. Lo terrò d'occhio e ti terrò aggiornata su tutto. Passarono i giorni dalla visita della madre a Natasha. Quest'ultima si sentì sempre più sollevata nel non trovare nulla di insolito nel comportamento del bambino, ma all'improvviso sentì di nuovo le urla di Nikita. Corse quella notte in camera a vedere. All'arrivo disse: «Non posso credere che stia succedendo». Capì che era Alexei la causa del pianto di Nikita. La bambina non ha mai saputo se era suo fratello a toccarlo o se era solo la sua immaginazione. Alexei si fermava davanti a lei e la toccava durante il sonno. «Vai nella tua stanza, Alexei!» Seppe dire solo questo. Dopodiché addormentò di nuovo Nikita e andò a parlare con lui. «Perché ti sei comportato così, Alexei?» Ma il bambino non rispose. Rimase zitto, con lo sguardo basso. Natasha capì che era inutile forzarlo e decise invece di farsi aiutare dalla polizia per scoprire di più sul suo passato, perché sapeva che i suoi genitori erano dei criminali, ma non immaginava fino a quel punto. Anzi, in realtà era stato Alexei a dire che erano cattive persone i genitori. Non aveva mai avuto delle conferme certe da qualcuno. Nei giorni a venire non si allontanò dalla figlia e tenne d'occhio Alexei. Ma quel giorno una telefonata inaspettata avrebbe scosso il loro mondo, trasformando le loro vite per sempre. «Signora Natasha, l'abbiamo chiamata dalla stazione di polizia. Mi ascolti attentamente. Abbiamo esaminato il vecchio caso dei genitori di Alexei». Lei preoccupata chiese: «Mi dica allora cosa ha scoperto?» «Beh, deve prendere sua figlia e scappare immediatamente da lì». Natasha incredula rispose: «Ma come scappare? Non capisco, mi dica cosa sta succedendo». «Abbiamo scoperto alcuni dettagli scioccanti e inquietanti che mettono in pericolo la sua vita e quella di sua figlia. Facciamo così, venga da noi con sua figlia e le diremo tutto. Lasci Alexei nella sua stanza, mi ha capito, o almeno in casa». Così prese la piccola Nikita e andò direttamente lì, dicendo ad Alexei di stare tranquillo appunto in casa, chiudendolo a chiave però. «Signora, entri, si sieda». L'agente le offrì un bicchiere d'acqua. «Mi dica, cosa c'è che non va?» «Beh, ecco, Alexei non è un bambino di 8 anni, ma un uomo di 30 anni che soffre di una condizione molto rara chiamata sindrome di Silver-Russell, una malattia ereditaria e congenita presente fin dalla nascita. Era incredula e senza parole, letteralmente scioccata dalla situazione. Esiste davvero ed è considerata una malattia rara per la sua scarsa frequenza, con un caso ogni 100.000 neonati. È caratterizzata appunto dal fatto che la persona che ne soffre non sembra invecchiare. Ho mandato subito degli agenti a casa sua e hanno catturato l'impostore adesso, proprio mentre cercava di andarsene con delle valigie. Ora può tornare a casa. La storia completa però è un po' complessa, gliela riassumo. Alexei era figlio di due persone molto povere, ma a quanto pare ha tolto loro la vita. Dopodiché è scappato a centinaia e centinaia di chilometri. In un orfanotrofio l'hanno accolto e l'hanno tenuto per settimane finché non l'ha adottato lei. La polizia della cittadina in cui abitava con i genitori ha riconosciuto Alexei molte settimane dopo, proprio in una foto dell'orfanotrofio. E noi stavamo conducendo ulteriori indagini insieme a loro su quel caso. L'avremmo chiamata proprio in settimana per saperne di più e vederlo, ma a quanto pare la situazione è diventata critica. Per fortuna ci ha chiamato. Natasha era veramente sconvolta. Il figlio che pensava di conoscere era in realtà un adulto. E si spiegavano così tutti quegli strani comportamenti. Da lì passarono 3 settimane. Alexei era stato imprigionato e lei andò a trovarlo. «Come mai l'hai fatto? Io pensavo veramente fosse un figlio». Lui con un sorriso le disse solo: «Perché era divertente, io non ho bisogno di genitori, siete tutti inutili per me». Scoprì poi che Alexei era anche un uomo instabile mentalmente e soffriva di tante altre malattie appunto mentali. Un anno dopo riuscì a dimenticare quella tragedia. Natasha e Nikita ad oggi vivono felici. Ogni singolo giorno Natasha cerca di proteggere Nikita e non commettere più gli stessi errori e non ha intenzione di adottare altri bambini.